Benvenuto sul mio canale YouTube. Questo che vedete è il mio sito personale che ho chiamato Sito Aulico perché dopo avergli dato svariati nomi un po' a caso, cioè in realtà il sito potrei cambiare anche il nome una volta a settimana, però dopo svariati nomi ho deciso che Sito Aulico era il nome giusto e adesso lo vedremo perché. Il motto è Te audire non possum, musa sapientum fitza est in aure. Scusate, ma io non conosco il latino, però ho preso questa frase che è una battuta di Daniele Luttazzi, che significa non riesco a sentirti, ho una banana nell'orecchio. E quindi diciamo, vabbè, questa battuta introduce il sito. Che vuole essere un sito serio con magari anche degli elementi, diciamo, aulici, diciamo così, no? Come questa specie di medaglione con il mio busto, questo sono io, come se fossi, che ne so, un importante personaggio del passato, storico, letterato, eccetera. Parlo anche di cose serie, però non mi prendo necessariamente sul serio. Questo sito è stato fatto con Drupal, che è praticamente il mio CMS preferito. Ho preso sempre ispirazione da Daniele Luttazzi che aveva fatto il suo sito, cioè gli avevano fatto il sito con Drupal. E anche io ho detto va bene, proviamo perché farlo con WordPress. Facciamo con Drupal, è un pochino più complicato come strumento. Ma ti dà anche delle soddisfazioni quando una persona eventualmente mi volesse contattare e ogni tanto capita che qualcuno mi contatti di rado, può utilizzare questo modulo di contatto. Qua ho messo anche la pubblicità di Server Plan che non mi ha fruttato assolutamente nulla fino ad oggi. E qui insomma ci sono le avvertenze e questo modulo di contatto è fatto in modo da raccogliere meno dati possibili per anche tutte quelle questioni adesso della privacy, però c'è scritto che se si vuole essere ricontattati in qualche modo lasciare volontariamente un recapito, che se no altrimenti come vi contatto? Va bene anche il piccione viaggiatore come ho scritto qui. Poi vediamo qui c'è ovviamente la normativa della privacy che dovrebbe cambiare una volta a settimana in base a quello che dice l'Europa, quindi fra un anno magari è vecchia. Poi c'è diciamo qualcosa di me, questo sono io qualche annetto fa, diciamo, e niente, diciamo c'è una specie di biografia un po' sui generis, cioè fatta a modo mio, dove racconto un po' i miei interessi. Torniamo alla homepage. E vedete, questo tema che sto utilizzando è il maio di Drupal. Questo giusto per indicare il tipo di tema che sto utilizzando per la costruzione di questo sito. Nella home page ci sono vari post e poi dei libri di importanza, diciamo, letteraria. Insomma, vari banner con collegamenti, eccetera. Devo dire che come tantissimi siti che sono fuori da Facebook o i social principali, le visite arrivano principalmente nelle pagine che destano interesse per qualche motivo, piuttosto che andare a navigare tra tutte queste sezioni, anche se ogni tanto qualcuno ci naviga, riesco a cogliere l'interesse di qualcuno. Quindi abbiamo le varie sezioni, più fornita è questa blog, cioè tematiche varie che affronto io, appariranno tutti post con il tag blog, quindi la taggatura diventa un menu ipertestuale, sito di natura personale, delle idee un po' diciamo mie, perché che ne so, il test per entrare nella lista bianca è l'idea che in futuro chi mi scriverà via mail, ma questo in futuro magari varrà per tutti, cioè io lancio l'idea, poi magari verrà copiata questa idea un po' da tutti, non si sa mai, poi siccome l'ho pensata io, magari ci ha pensato anche qualcun altro. Quindi diciamo c'è questo test, questa è l'immagine del film Blade Runner di quello che fa il test, appassionati del film, insomma, possono e questa idea ne parlo nel manifesto per un nuovo internet. Dove veramente si mette un attimo un freno a
Ecco, si ritorna un po' a questa immagine che evoca la lettera di un tempo dove la lettera una volta era un qualcosa che uno riceveva ogni tanto, non è che arrivavano tantissime comunicazioni al giorno e poi uno perde l'attenzione sui contenuti. Tanto tutte queste strutture di oggi che funzionano sull'ipercomunicazione significa che chi comunica poco veramente non viene neanche visto. Il mezzo di internet, dato che adesso non esiste più il limite della carta, ma quindi noi possiamo mandare mail infinite, veramente no? E però queste mail infinite non vengono lette in modo infinito, possono essere ricevute in modo infinito e essere messe dentro, andare giù in fondo nei risultati o essere messe nel cestino, ma alla fine non. Cioè, non è che ognuno legge tutte le mail che gli arrivano alla posta. Notare questo banner in fondo per dare, diciamo, al sito come se fosse una struttura tra il naturale e l'elettronico. Solitamente oggi i siti hanno una struttura che è poco complicata, quindi ci sono poche cose e una persona, ci stanno i siti minimali, diciamo, e non ci sono angoli nascosti, mentre una volta andava di moda proprio il sito con tutti questi dettaglini, questi elementi sorpresa. E quindi io metto delle note legali finte perché non ho bisogno delle note legali, perché non è un sito che fa una qualche attività che credo necessiti delle note legali, però insomma ci sono queste note legali che non ti portano da nessuna parte. Che non dicono nulla e che sono in un certo senso una parodia del sistema burocratico italiano, come ad esempio è anche una parodia questo modulo per reclami. Qualcuno poi sicuramente capirà il giorno che qualcuno per qualche motivo veramente tenterà di scrivere un reclamo attraverso questo modulo per reclami e si renderà conto che non funziona. Però poi si arrabbierà e mi scriverà e dirà: ma come? Però insomma, siccome noi viviamo in un sistema burocratico dove veramente ci mandiamo la raccomandata da soli, nessuno ci risponde, allora io ho fatto questo modulo per reclami per prendere un po' in giro, così anche questa sezione delle info legali, cioè tutte queste prese in giro, diciamo, sulle policy, su queste robe qui, insomma, anche se ovviamente là le note invece, quelle della privacy, sono normali perché è previsto. Questo sito non ha il banner dei cookie, quello con la bandierina europea, per capirci, perché semplicemente non ha i cookie persistenti e quindi l'importante è mettere solo la privacy. Non raccoglie dati particolari, non ha elementi incorporati di terze parti, quindi io qua dentro metto video YouTube o robe del genere. Al massimo metto un'anteprima di tipo visivo, ma non metto i video incorporati e questo comporta che non ho bisogno di mettere il bannerino cookie se non ho elementi incorporati che abbiano a loro volta elementi traccianti. Vediamo le varie sezioni. Paolo Barnard e dintorni è una sezione dedicata a Paolo Barnard. Una parodia un po' delle sue esternazioni, no? E del suo mondo che lo circonda, come per esempio i gruppi MMT che si moltiplicano nel tempo. E quindi ho fatto un contatore gruppo MMT con il gruppo elettrogeno che produce corrente per mandare avanti i gruppi MMT, le pagine Facebook che si moltiplicano, gruppi, partiti che crescono, corrente che viene consumata, cazzate varie e poi cose concrete, o quasi una, cose concrete ne abbiamo messi realizzate fino ad oggi, una, anzi no, zero, niente. Abbiamo la sezione pensieri, cioè ciò che gira nella nostra testa come pensieri. E quindi diciamo questi pensieri riportati sotto forma di piccoli fogli da poter stampare o anche no. In questo post per esempio parla delle forme pensiero che invadono la nostra mente. Di fatto anche sulla base del ragionamento che comunque esistono
pensieri che invadono la nostra mente, mi prendo anche la libertà di togliere dei post che non mi rappresentano più nel tempo, che non riconosco più in me stesso. Poi abbiamo la sezione opere con questo carattere, questo font, diciamo, stile macchina da scrivere, che fa molto di sinistra, anche se io non sono di sinistra, non sono neanche di destra, vabbè, però va di moda, insomma, usare questi. Quindi c'è opere, che c'è questo libro, che è proprio un libro che io ho scritto un bel po' di tempo fa, come se l'avessi scritto un altro, un po' una cosa. E questo, insomma, è parodia insomma di alcuni film della vita militare. È molto interessante, anche carino questa. Poi abbiamo la sezione su Daniele Luttazzi, che non so se scrivere altre cose in più. Diciamo, un personaggio che mi interessa, anche il suo mondo un po', diciamo, anche la critica un po' al suo mondo di sinistra, che però alla fine, ecco, dopo tante critiche, alla fine tutto quel mondo, anche legato, che ne so, a Travaglio, no? Che poi alla fine fanno la trasmissione insieme, e alla fine sembra tutta un po' una presa in giro, no? Dopo che si sono combattuti per anni. Quindi, diciamo, ha scritto un po' un post di critica nel suo mondo, anche se io lo apprezzo molto, anche se però ha, come tutte le persone di sinistra, quelle uscite, diciamo, ideologiche con cui non concordo. Ecco, passiamo alla sezione sulla teoria monetaria moderna, e questa sezione parla della MMT, il Modern Money Theory. Qui c'è un'introduzione, diciamo, alla sezione, e poi ci sono i post relativi a questa sezione. Quindi qui si parla di vari argomenti di natura economica e di natura anche sociale, diciamo. Passiamo alla sezione su Giulio Cesare Giacobbe. Ho utilizzato un suo disegno come banner principale e ho riportato alcuni pezzi di quello che lui scrive, piccoli. Questa era un'intervista, questa era un pezzo di un suo libro, così, perché mi interessava l'argomento della nevrosi genitoriale. E poi questa è una delle sezioni che veramente interessa tanto, su Peter D'Adamo, la dieta dei gruppi sanguigni, che io seguo dal 2002. Ho conosciuto ovviamente anche il dottor Mozzi, che sinceramente trovo entrambi persone da, insomma, da seguire. Cioè, ci sono delle differenze tra Mozzi e D'Adamo, però insomma io seguo tutti e due in un certo senso, e cerco di capire quale cosa funziona e quale no di entrambi i sistemi, diciamo, gli approcci. Per esempio, questo è un disegno di un ragazzo che ha un canale YouTube con tutti i pezzi sulla dieta del gruppo sanguigno. Si chiama Roberto Andreoli, ho messo anche il suo sito qua, perché è molto bravo con questi disegni che riguardano il cibo. Siccome il pesce è un elemento essenziale nutritivo per chi segue la dieta dei gruppi sanguigni, allora ho messo questa sua immagine. C'è il Cinema Azzurro Scipioni con il, non so se avete notato, il bannerino che ha come l'insegna neon. E qui, diciamo, vabbè, c'è un post solo che riguarda un seminario che ho fatto. Molto carino questo bannerino, diciamo, al neon, come se fosse un neon vero. Falso Quotidiano è una parodia di giornali e quant'altro, diciamo, cose varie che mi invento io. Non so come definirlo, però diciamo uno di quei prodotti culturali che uno trova, non so, all'ingresso di una sede, di un'associazione, di una fondazione, no? Quindi io l'ho fatto in forma parodistica con la storia di questa sinistra che comincia dalla piccola barca, poi fa tutto un percorso che deve entrare in Europa, e quindi c'è tutta una serie di cose. Quindi si va avanti, uno si compra una barca un po' più grande, siamo tutti sulla stessa barca, ovviamente no, e poi alla fine finisce così, col super yacht e con un invito a donare tutti i soldi, un conto corrente in Svizzera per mantenere la fondazione. I post di satira, voglio dire, anche gli altri, molti altri sono post di satira, ma questi, diciamo, sono in modo specifico, sono post di satira. Che ne so, questa è una finta finanziaria, questo è
che ne so, un finto d'agenzia immobiliare. Va bene, qua poi per esempio questo è uno dei più carini, dove c'è una sezione che a questo punto vi anticipo, ma poi così poi salto dal farvela vedere dopo, la sezione sul libero mercato, quale slogan è "Lasciatevi toccare dalla mano invisibile", dove praticamente quando parte degli organi del corpo in una clinica privata per potermi pagare le tasse, quindi c'è alla fine c'è il metodo di pagamento con Equitalia, Sisalpay, no? Queste cose così. Da notare, diciamo, la grafica dei bandierini, che è come se fossero piccoli elementi dentro grandi elementi. Mi piace questo sistema qua visivo. La sezione complottismo part time è una sezione che vuole parlare un po' del complottismo in generale, dicendo in sostanza che ciascuna fazione tende a considerare complotto un determinato tipo di problema rispetto a un altro, e ogni fazione dice alla fine che solamente alcune cose sono il complotto serio, mentre le altre cose sono tutte cose inventate. E questo, diciamo, è tipico di ogni ambiente, diciamo, complottista. Quindi uno, leggendo questo post, potrebbe pensare che avendo scritto Novax manifestazione dell'ego, io sia un provax, magari. Invece no, io sono un ultra Novax, però devo dire che gli ambienti Novax mi preoccupano, diciamo, come tipo di carattere delle persone, diciamo, che girano in quegli ambienti. Poi io sono Novax anche di più, però. Quindi, diciamo, qui faccio una serie di considerazioni sul complottismo, su Paolo Franceschetti, ovviamente, perché il mio nome è Joel Samuele Beaumont, e insomma, per gli amanti di Paolo Franceschetti, conoscete la teoria della rosa rossa, Joel Samuele e quant'altro, e quindi come fare a non parlare di lui. Qua parlo di c'è una lettura di un capitolo del libro di Leo Zagami. Qui c'è un post parodia del complottismo, dove per l'appunto, ecco, io che ne so, questo è un post che è sia della sezione del complottismo part time, sia della sezione della satira, dove veramente in questa isola esiste un gruppo di potere segreto che comanda tutto, e qui c'è questo signore seduto al centro che comanda più di tutti. Poi c'è un documento segreto che uno lo clicca e lo apre da un'altra parte. Nel frattempo lo faccio aprire, continua a scorrere avanti, perché sennò prima che lo apre su archive.org ci mette una settimana. E quindi c'è il saluto segreto, vi invito attentamente a leggere il saluto segreto. Poi sotto ogni post c'è lo spazio per i commenti. Devo dire che generalmente arriva più che altro spam, perché la gente ormai è pigra e non ha voglia di stare lì a scrivere, figuriamoci, scrivere il commento senza loggarsi con Facebook o Twitter o così. E qui c'è un documento, diciamo, simil complottista, diciamo, tipo come se fosse battuto a macchina, non so, scovato in qualche posto segreto, così. In realtà un po' tra il serio e la presa in giro, ma diciamo il bello del mio sito è questo qua, cioè il non essere serio e il non essere neanche una presa in giro. Ma la presa in giro serve proprio a capire che io sono serio, quindi tutto un discorso che va capito con il tempo, e non è certamente un sito da leggere così alla leggera. Una delle sezioni più importanti che veramente si sta arricchendo di recente è quella su Sweet Home 3D, che contiene tutte case progettate con Sweet Home 3D, un programma che si trova anche soprattutto su Linux, sicuramente si potrà usare anche su Windows e in Mac, e dove io veramente costruisco questi progetti, elaboro delle immagini con le ombre calcolate in base a latitudine e longitudine, con un fuso orario di un certo tipo. Questo post ad esempio riguarda la casa in Libano, e quindi ci sono, beh, io la casa in Libano immagino
alcuni blindati all'ingresso, no? È tutta chiusa tra quattro mura. E quindi ci sono questi post con i progetti delle case che sono, secondo me, molto belli. Veramente vale la pena vederli, e... perché veramente ci ho messo veramente me stesso nel fare queste immagini. E ho curato molti dettagli, tipo come la quantità di riflesso, cioè se un oggetto riflette troppo, allora diminuisco, diciamo, lo faccio un po' più opaco in modo che non rifletta tanto, che sembra troppo artificiale il tipo di riflesso. Quindi io qua ho fatto una casa, ad esempio, come me ne immagino che sia una casa libanese, anche se io non conosco tantissimo le case libanesi. Ma me le immagino, diciamo, un po' secondo la mia immaginazione. Ci sono tantissimi dettagli, tantissimi elementi, veramente tanto, tanto veramente arricchito. Contengono un sacco di foto mie che ho scattato in Libano, quindi le foto all'interno dei quadri e le immagini finte, però le foto sono vere. So che c'è la sezione della fotografia che è fatto con un altro tema. Quindi io qui ho messo una specie di sfondo con un grigio molto scuro, con dei puntini chiari che servono a dare l'impressione di approccio fotografico, di presentazione fotografica delle immagini. E i colori ricordano un po' quelle dei rullini, quindi il giallo per esempio, il verde magenta. Cioè, tutti elementi che fanno pensare a qualcosa di fotografico. Quindi tutto è studiato per la fotografia, con il monoscopio, che magari uno dice, ma che c'entra? Ma anche niente. Quindi niente, c'è questa sezione con le varie gallerie. Questa addirittura, per esempio, presenta tante di quelle foto che ho dovuto mettere in vari punti. Ho dovuto dividere il post in sette parti perché sono veramente tantissime foto che uno può guardare. Con questo, malgrado le foto siano piccole, il fatto che siano messe su uno sfondo grigio con una cornice bianca, con tutta una serie di cose, fa sì che questo sistema valorizza le foto. Può sembrare un dettaglio, però ecco, adesso penso, passiamo alla parte 4 invece di fare. Può sembrare un dettaglio, ma invece è importante avere anche questo spazio fotografico. Vedete che non ha altri banner, ma solo le immagini e le descrizioni. Quindi è stato studiato appositamente per le foto. Una sezione nuova che ho lanciato di recente è questa qua, idee imprenditoriali con dei progetti che sto costruendo. Che sono, diciamo, anche un po' di fantasia, cioè non hanno l'onere dell'essere ufficializzati, ma proprio perché non hanno l'onere dell'essere ufficializzati, potrebbero essere ufficializzati perché fatti con spirito di fantasia e non dovendo rispettare vari canoni che rendono poi le idee rigide, non innovative. Altri siti che ho fatto. L'ho messo in questa sezione qui, dove c'è il sito, questo qui che ho aperto adesso è il sito della Green Chemistry, che non vi presento oggi. Ci sono soprattutto lezioni di Corrado Malanga, poi magari un domani riuscirò a espanderlo. Vedete, questo sito è ricchissimo di contenuti. E poi ci sono ovviamente degli elementi parodia, come questo sulla CO2 risparmiata con il solito alberello verde messo così un po' tanto per far vedere che è il sito ecologico. Mi sembra una gran cazzata quella del sito ecologico, però vabbè, giusto così. E in un certo senso questo è un sito ecologico, però c'è sempre questo aspetto duplice della presa in giro, ma anche serietà. Cioè, io sono una persona che mi piace l'ecologia, ma non mi piace la presa per il culo ecologia e te lo indico in un certo senso. Quindi qua c'è una CO2 risparmiata, che in realtà è un numero che si ripete sempre, che magari uno se ci passa sopra non ci fa caso. Questo sito è ottimizzato per Radical Chic, per venire incontro alle esigenze di chi ha difficoltà a capire e comprendere le cose. Vicino alle note legali,
Note legale, tra parentesi, è uno degli allegati più letti perché la gente probabilmente non perché interessa le mie note legali, ma perché cerca di copiare le note legali per metterle sul suo sito. Io ci ho messo questo numero che per i pazienti che avranno ascoltato il video fino adesso, gli anticipo la sorpresa, questo qua è il numero della parolaccia a Roma. Quindi se chiamate vi mandano ovviamente a fare in culo. Capitale sociale sono questo qua, Franchi e Burundi, cioè quasi niente, e però ci tenevo a mettere questo numero pomposo grosso, no? Perché così uno vede il numero grosso e dice ammazza quanti soldi, però sono Franchi e Burundi. Codice fiscale, che è quello di Adolf Hitler, così tanto per metterci qualcosa di simpatico. Con questo diciamo ho detto tutto, ho presentato tutto il sito, non so cos'altro dire perché ho detto veramente anche troppo e vi saluto. Niente, mi prenderò la libertà anche di rifare questo video, che il sito cambia nel tempo, tolgo delle cose, ne metto delle altre, perché essendo il mio ci faccio un po' quello che mi pare. Con questo vi saluto e alla prossima.